Buonasera e ben ritornati al Laboratorio Salute, il nostro piccolo giardino Zen, che ogni settimana coltiviamo con grande amore. Sicuramente sarà una serata bellissima, ricchissima di argomenti e devo dire che devo ringraziare innanzitutto un nostro collaboratore che è stato qui tante volte nei nostri studi e che ci ha portato un grandissimo professore Ayurveda. Quindi i nostri studi, allora li presento tutti e due insieme. Lui è un volto che già conoscete, Michele Ranieri, fondatore di Ananda Veda, ricercatore. Io ti definisco oramai così, ci diamo del tu perché la nostra è diventata non so solamente una collaborazione lavorativa, ma anche un'amicizia. E questa amicizia è anche stata confermata dal fatto che finalmente hai portato una vera India, una medicina ayurvedica. Qui nei nostri studi, un vero professore ayurvedico e abbiamo qui con noi, la ringrazio, e innanzitutto il professor Navasi, Navanish Prasad. Buonasera, Buonasera. e benvenuto ai nostri studi. La ringraziamo perché sappiamo che ha fatto un lungo viaggio per venire qui in Italia, ovviamente questa sua partecipazione non è eh, l'unica, ma lei è qui impegnato in tante attività diverse, ovviamente. Insieme a Michele Ranieri, che poi ve le presenteremo, sono tante le attività. E Michele, spiegaci un po' com'è nata la vostra conoscenza e poi chi è Navanish. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere Prasad, mi piace di più chiamarlo come Prasad, perché Prasad in India vuol dire quando tu benedici il cibo prima di mangiarlo diventa cibo benedetto, quello è Prasad. Nella tradizione orientale si canta. Ci riempiamo di buona energia, diamo luce al cibo e poi a quel punto lo offriamo agli dèi e poi diventa cibo benedetto. Quindi Prasad significa questo. Ma da chi gli è stato dato questo nome? E questo glielo chiediamo a lui. Ah. E A me piace, non lo so, ah, e, eh. e mi piace chiamarlo così perché... No, perché per se è quanto... stato dato dai genitori al momento della nascita eh, vuol dire proprio che sì. aveva un nome che è venuto poi dal, non sì. so, da, dal cielo o dalle sicuramente da una, da una grande consapevolezza coscienza universale e quindi è la sensazione che provo quando lui è con me. Eh, una, una grande fortuna perché mi aiuta a crescere, perché come giustamente mi hai detto io sono più che altro un, un amante, un ricercatore della conoscenza, quindi averlo vicino, fare tutta una serie di eventi, dalle conferenze ai corsi e ora anche qui con te. Eh, è bello, mi piace, mi dà gioia, tanta gioia. Io ho avuto il piacere di conoscerlo nel 98, 16 anni fa eh, e iniziamo a fare dei corsi insieme, io gli ho Di dove i corsi. è il professor Prasad? Di? Lui è di Bangalore, Bangalore è eh, nel, it in Karnataka? It's in Karnataka, in Karnataka. It's, it's in Karnataka. South of India. È praticamente uno stato nel sud dell'India che confina con il Tamil Nadu e con il Kerala, gli stati del sud dove ho fatto tanta ricerca, però non l'ho incontrato lì, l'ho incontrato qui in Italia. E quindi ho avuto modo di conoscerlo sia, come, sia sul piano umano che sul piano di professionalità. E e lo trovo fantastico in entrambi gli aspetti, quindi sono felice di portare una Ayurveda di buon livello e tu dici indiana, per me è di buon livello perché la Ayurveda è universale. È universale. E tra l'altro lui è un grande esperto di erboristeria e farmacopea e ci sensibilizza molto a utilizzare le nostre erbe, a utilizzare i nostri alimenti, perché la Ayurveda non è indiana, la Ayurveda non è neanche mondiale, è nata dall'universo. E ingloba in sé tutte le conoscenze. È un grandissimo curative. conoscitore anche di erbe e spezie europee, se non sbaglio, sì, no? Sì, ha sì, un grandissimo percorso su questo punto. Anche i trattamenti ayurvedici che si fanno solitamente, i fagottini o i trattamenti con le polveri, utilizziamo le erbe occidentali, grazie a lui. Quindi per me è un passo in avanti per portare la a casa nostra e infatti l'argomento che ho voluto oggi era la Yurveda della famiglia perché eh. la vera Jurveda è, è nelle relazioni non è andando dal massaggiatore ma è cambiando il livello di consapevolezza che si ha. Questo per me... È... quindi ho conosciuto lui nel 98, poi abbiamo iniziato a io dico a crescere insieme anche se <ride> mi sento molto in debito tra virgolette con lui per le bellissime cose che mi ha dato. E... e ha tante cose da dire, quindi taccio, faccio parlare di lui perché è davvero un, un onore una Do fortuna averlo qua. Ecco, professore, possiamo chiederle quali sono le sue specializzazioni, cioè lei che cosa ama in... di più studiare, e ricercare? Okay. What, what, which kind of subject uh, you love more than anything else in Ayurveda? And which uh, competence you have in which field of Ayurveda you have more knowledge?: See, Did you make a classical study?: See, until uh, the aspect of university, we do the same studies like the science, the social studies, that is the history, geography and the civics. Mm -hmm. le mathematics everything until we enter into the university. Ok, prima di entrare in università, fino praticamente al liceo, fino alla scuola superiore, siamo, seguiamo lo stesso iter scolastico della corrente tradizionale. Poi ha fatto università uh, di medicina? Poi ho into the university of medicine, but basically my interest on the medicine was more on the veterinary medicine. Was more on the veterinary medicine. Veterinario. Sorry. Veterinario? Ok, lui sì, ha fatto l'università, ma ha sempre avuto una grande passione per l'aspetto veterinario. Because per gli animali quindi? Per sì, yes, uh, perché sento che gli È animali vero. ti danno più soddisfazione e gratitudine. Ma uh, perché la competizione non mi ha dato la possibilità di entrare nell'università di ma a causa della forte competizione che c'era non sono riuscito a entrare nella università di medicina veterinaria. And my was e quindi ho scelto la seconda opportunità che era l'Ayurveda. E mi sono specializzato in Dravyaguna, che è sostanzialmente la farmacologia perché when you're talking to the patient you're trying to get to know what is uh, their health problems and subsequently you resolve them only with okay, eh, quando tu interagisci con un paziente prima, il primo passaggio è quello di capire che problematiche ci sono e poi ovviamente intervieni con le medicine and, uh, after, uh, studying more of the plants it was more interesting for me to study more of the plants which were used as food rather than as e quindi dallo studio sulle piante con le quali si preparano le medicine ho sentito eh, l'importanza di approfondire eh, gli studi sulle piante che vengono comunemente utilizzate in cucina because perché se il cibo è mangiato in maniera appropriata e nelle giuste quantità ti dà salute. So you don't need medicine at all. E quindi eh, non hai non assolutamente bisogno di, bisogno di medicine. Di medicine. So. E lei prima di iniziare la trasmissione ha detto una cosa fondamentale. Se c'è salute c'è una buona famiglia. Mm. And you, before starting this uh, program. transmission program, mm -hmm. you said a beautiful sentence that uh, there is uh, Se salute, una buona If there is health, there is a good family.: Yeah The reason why I said this, if there is good health, there's a good family. See if uh, the entire family is healthy. then their functioning becomes very easy. The children go to the school and the people working go to the work. So that there is a harmony maintained in the family. Okay. Se nella famiglia, la della famiglia if in a family if a child is suffering from some sort of disease, se in una famiglia, per esempio, un bambino soffre di qualche malattia, Then the take off from the quindi i la famiglia, no. i genitori devono, non, devono, non possono andare a lavorare, Then it the will say, no, I have an e il marito incomincia a dire alla moglie: No, no, io non posso stare qua, ho un importante meeting, portala tu in ospedale. So the wife will say, no, e la moglie dice "No, no, anch'io ho un meeting importante, no, tu lo devi portare, sennò come facciamo?". So more more. E quindi mm, si incrementa lo stress. In, world, In questo mondo contemporaneo siamo tutti impegnati. So Good to say is than cure. Ed è quindi importante ed è quindi meglio ragionare in una logica che la prevenzione è meglio della cura. Quindi so, Ayurveda è uno dei best ways of understanding, and food is the second best way of understanding how to prevent yourself from diseases. Quindi, eh, la, eh, il, eh, la migliore, eh, Compre, eh, come dire, il punto più importante per comprendere questo è la Yurveda, il secondo punto più importante è l'alimentazione. E poi puoi vedere: however a person is rich, or however a person is poor, you may purchase so many different things, but you will be hesitant to purchase a medicine. E tu puoi vedere no, nel mercato, nella vita, che indipendentemente da una persona che possa essere molto ricca o una persona che invece possa essere povera in entrambi i casi eh, nessuno ama comprare medicine. So, really likes to medicine a nessuno piace davvero di comprare le medicine so they try to keep very e quindi cercano in qualche modo di mantenersi in salute quindi quando cercano di mantenere la salute è sempre importante per noi dare More and more how to their Quindi per noi è molto molto importante dare sempre più informazioni di come mantenere lo stato di salute, come promuovere lo stato di salute. And then we are all to eat food. E c'è un altro fatto da tenere in considerazione, che noi siamo tutti obbligati a mangiare cibo. Abbiamo la colazione, il panzer e la cena. Quindi, visto che dobbiamo mangiare, perché non mangiamo in maniera corretta? corretta? Ecco, io, professore, visto che lei è qua, approfitto per porle una domanda un pochino critica. Qui in Occidente, so here in country, eh, la principale causa di morte the main è l'infarto. Come seconda c'è il cancro. Then there is e poi si apre l'aspetto, quello molto, diciamo, ancora poco conosciuto, quello delle malattie del sistema immunitario. Sono talmente tante so che. Eh, la maggior parte delle volte non esiste una cura specifica. In the not, uh, a, mm, Inoltre ci sono anche le malattie virali. Viral si sta parlando molto in questi giorni di Ebola. Like Ebola. È in solo uno dei problemi. Ma in India, com'è? In ci sono le stesse problematiche. See in India also we have the aspect of cardiac problems. Anche in India abbiamo problemi di Cardio cardiovascolari. And then there is also the presence of uh, cancer. Anche lì abbiamo la presenza del cancro. And also the presence of uh, the immunetary system disorders. Anche lì abbiamo disordini del sistema immunitario but uh, with the aspect of uh, the viral fever like ebola which is now in the aspect of african countries is still not noticed in india non è stato ancora notato, comunque, in india la problematica dell'ebola ma a proposito lei ha parlato anche di cancro no but you speak about cancer too See, when uh, cancer is prevalent in almost all over the world it is always important to Get, updated about it. get up. up? Informed about it, well informed. Ok, mm, la problematica del cancro ormai è mondiale ed è molto ma molto importante acquisire mm, informazioni su questo problema. Ecco, quello che volevo porle come domanda so qui, the is, qui da noi yeah. in Occidente, country, in Italia in particolar in modo, Um, il sistema sanitario nazionale the, uh, the medical, uh, prevede che il cancro say, venga curato solo con la medicina allopatica. Uh, say that must be cured only with Tutte le altre medicine All comprese. Compresa quella ayurvedica, ayurvedic one, sono complementari, complementari e ogni persona deve pagarsene. Person Come avviene in India? La medicina ayurvedica è contemplata nel sistema sanitario nazionale del paese, le persone si curano anche nel caso di cancro con la medicina allopatica, cioè andando in ospedale e intraprendendo non so, interventi, poi chemio e radio oppure si curano anche con so, per esempio l'ayurveda But in India is the same story I mean the people with cancer problem they get support from the state only if they go to the tipo hospital or they can choose the kind of healing system to face the problem Sì in India the system of ayurveda yoga and homeopathy sono tutti riconosciuti perché l'Ayurveda è il sistema medico dell'India okay. eh, L'Ayurveda, lo yoga e l'omeopatia sono tutti eh, sistemi di medicina riconosciuti anche perché l'Ayurveda è il sistema di medicina indiana tradizionale e il governo ha so molti ospiti governamentali e il governo indiano ha aperto molti ospedali del governo and uh, in the e le persone prendono, ricevono i trattamenti ayurvedici negli ospedali ayurvedici dello stato ah. e possono anche Scegliere una complementarità tra allopatia e Ayurveda. con un disordine come il Essenzialmente in problematiche come quella del cancro. È l'aspetto socio più essenziale. molto più essenziale l'aspetto dei trattamenti socio and psychological psicologici uh -huh. e sociali perché nel momento in cui una persona viene a conoscenza del fatto di avere un tumore he and diventa psicologicamente e socialmente debole and here he e, e parte una dinamica di autoisolamento So he doesn't with Non socializza con gli altri. E in molti casi è addirittura abbandonata dalla famiglia. Ah, stessa famiglia? Sì. Yeah. Not only in India, but in every part of the world. In... non è solamente un problema indiano. Succede in tutto il mondo. And then there is the aspect of fear psychology put into the mind of a person suffering from cancer l'aspetto della paura che viene instillato nella mente della persona che ha questo problema so it is more than the cancer killing the person it is the fear that is going to cause problems più che il cancro in se stesso è la paura che crea problemi alla persona because in ayurveda we talk about a statement called as rogabala and rogibala That means okay. the strength of the patient and the strength of the Cioè, eh, dalla prospettiva ayurveda, noi parliamo di Rogabala e rogibala, che eh, tiene in considerazione of the and of the il livello del uh, paziente e il livello della malattia. So, it is like your enemy. È come se tu stai combattendo contro i tuoi nemici. So if you are strong, you win your enemy. Se tu sei forte, li vinci i tuoi nemici. Se tu sei il tuo Se tu sei debole, vincono i tuoi nemici. Ecco, nel caso del cancro, per lei la è una medicina complementare oppure sì. la può aiutare, cioè ci sono dei buoni risultati mm -hmm. a seconda dello stadio lei diceva so, della malattia in the case of uh, ayurveda from your point of view ayurveda is a complementary medicine or uh, can be effective uh, according also to the level of the disease of course see i can't make a general statement here io non posso qui eh, fare un, una sentenza ufficiale sì, ma sì. uh, dipende da caso a caso. Ok, um, lei in Italia so che visita anche oltre a insegnare, giusto voi tenete dei corsi sì. eh, dei quali poi ne parleremo nel corso della trasmissione. Lei visita no, le persone? So, in Italia, eh? Fa un eh, cancer di gaiurvedico lui qui non, non, non fa le visite, sì. eh, si pone come consiglio, cioè fa, tiene oh. delle conferenze e degli incontri più sulla medicina preventiva, sulla regolamentare eh, lo stile di vita e l'alimentazione. Ecco, e le persone che vengono da lei ovviamente senza fare nomi, quindi non si possono riconoscere. And the people that come to you. Che problemi hanno? Which problem they have. No, non è che vengono da me, perché ho solo dato una conferenza o un seminario alle scuole, alle scuole o ai dottori che sono interessati a capire o a enrichire la loro conoscenza in Ayurveda. Io sostanzialmente do informazione eh, alle persone, al corpo medico, eh, questo è il mio lavoro in Europa. And also to the who are e anche alle erboristerie sì. Sì. infatti lei oggi qui ci ha portato un po' di, eh, diciamo di so today erbe you bring many herbs. erbe mediche yeah. as i told you i am now getting more interested in the of the food. io come ti avevo detto prima eh, do più importanza al cibo in questo momento like i would like to again stress if we are starting to think food as medicine, and medicine as food it will be more interesting for everybody in the world. finalmente a entrare nell'ottica che il cibo può essere la tua medicina e che la tua medicina può essere il tuo cibo questo è un argomento di grandissimo interesse per tutto il mondo e io aggiungo per tutte le persone in qualsiasi livello di condizione loro siano. Ecco, lei ha detto si, si apre l'autunno, anzi siamo già so, purtroppo in, in Now in eh, autumn started. E qui da noi si usa a fare soprattutto per gli anziani, e i bambini, il vaccino anti-influenzale. So, in uh, western country, when autumn and cold season start, We make um, the mm, basin, no, for uh, influence. Lei però ha detto che se una persona prende zenzero <laughs> in modo abituale but, non prenderà mai l'influenza. But you say that uh, if you take ginger, you will never uh, jump into influenza. è vero? See, if it is uh, going to improve your immune system, because ginger is going to really improve the. Im Quello che lo zenzero sostanzialmente fa è quello di incrementare il tuo sistema immunitario. Then the of a is Quindi eh, le, il rischio di cadere nell'influenza è ridotto di molto. Ce l'abbiamo quello zenzero oggi. In polvere. In polvere. Quindi lo zenzero come andrebbe preso? How should be used? Zenzero. G Ginger can be used in the fresh form, Può essere usato fresco. O in the powder form. O anche in polvere. In the Nella forma fresca, dalla radice, può essere tagliato a pezzettini, grattugiato e mischiato al cibo. It can be used forma raw or it can be cooked. And eaten. Può essere mangiato crudo o può essere cut, cotto e mangiato nel cibo. Può essere mangiato nel riso o anche nell'insalata. Possiamo anche estrapolare il succo dello zenzero, Mischiarlo con miele e può essere consumato 3-4 volte in un giorno e 3-4 volte al giorno se ne mangia un po' Un cucchiaio This, un cucchiaio okay. Dipende dall'età di una persona So if it is a child, it given in Se è un bambino glielo dai in quantità da cucchiaino Or if it is a teenager, or an adolescent, or an adult, it can be given in tablespoon quantity. So consumption also can be two times a day, or even four times a day. To, you, to whom? Anybody. This is going to help in keeping good appetite. Inoltre è importante anche per mantenere un buon appetito. E invece nella polvere, nello stato di polvere secco, può essere usato nella cucina. Migliorerà il sapore del cibo And also help in the easy of the food. e faciliterà i processi digestivi. Bene, eh, ovviamente adesso ci dobbiamo interrompere perché poi mi piacerebbe affrontare sì. proprio l'argomento, abbiamo preparato un tavolo ad hoc eh, con tutte le spezie e le erbe medicinali, io intanto la ringrazio professore, mi dispiace che ci siamo dilungati ma ne valeva davvero la pena e non abbiamo <ride> presentato le altre nostre due ospiti che già... Una no, la conosciamo molto bene, che è stata diverse volte anche qui con noi nei nostri studi. Stiamo parlando di Svetlana Polkovnikova. Spero di averlo pronunciato nel modo giusto, magari lo ripeti anche no, tu. no, è perfetto. Ok, come sono imparato. Perfetto, sempre più bella, in forma. Grazie. Questo. Eh, come si chiama? Svinghi. Eh, non ti avevo mai visto. E, cioè, una volta mi ricordo che avevi su dei cerottini, tipo nei punti di agopuntura. Sì, ma no, no, ma questo è decorativo. Questo? Ah, questo è perché è molto sì. bello. E devo dire che devo ringraziarvi, perché qui con noi oggi i nostri studi, la vedrete ed è bellissima, ci avrete finalmente portato eh, la vostra bimba rara. Esatto. E che cosa vedremo insieme a te oggi? Ovviamente... È sempre nello stesso filone della puntata che sì. cosa vedremo? Beh, parleremo sicuramente un po' di alimentazione mm, insieme a Navanish, vi faremo vedere un po' le spezie, magari diamo qualche segreto, diciamo, della cucina ayurvedica, come appunto stavamo dicendo prima, uh, e poi facciamo la rada che è appunto mh, la nostra figlia farà da modella che illustreremo ai nostri telespettatori. Uh, che cosa la ayurveda può dare anche nell'approccio con il bambino, quindi come massaggiare il bambino, no? il massaggio è parte integrante della ayurveda, come portare questo piccolo rimedio uh, in famiglia e vi, farò, vi mostrerò diciamo, delle mosse, non possiamo fare un'intera sequenza perché chiaramente è lunga, quelle persone possono venire a fare sempre i corsi, uh, come fare a cucolare. No? il proprio figlio, la propria figlia e dargli magari mm, un qualcosa in più al di là delle parole, perché spesso e volentieri noi comunichiamo con i nostri figli attraverso le parole, invece il contatto arriva direttamente al cuore. È vero ascolterò molto intensamente e attentamente perché eh, io ho un bambino eh. e ogni volta che vedo qualche pratica fatta qui in studio poi gliela ripropongo a casa e devo dire che eh. lui ne Ucide, beneficia certo. in maniera assoluta. Grazie Svetlana. Ed infine qui con noi in studio abbiamo, ed era già stata anche lei qui nei nostri studi, Michela Lorenzato che è operatrice ayurvedica. E sì, buonasera a tutti. Buonasera, insieme a lei ovviamente vedremo dei trattamenti. Sì, sì, sì vedremo dei trattamenti viso, di beauty quindi un'ottima maschera da eseguire più volte durante le nostre abitudini in casa o in, nei centri e così via, che aiuta a migliorare le condizioni della nostra pelle, oltre che con l'alimentazione, anche con i trattamenti che si possono eseguire uh, con un massaggio, con delle maschere, con il ha tantissimi di questi trattamenti ottimi e bellissimi anche da ricevere. Beh. Quindi poi a Svetlana farò... Che lei è molto felice questo trattamento. Beh, un bel viso. Insieme quindi a Michele, sì, in questo caso andiamo volentieri. a utilizzare una maschera per anti-age. Lei non ne ha tanto bisogno, però la facciamo vedere. Beh, non, non, è... Mai. non, non, non stona, è mai no, troppo no. presto esatto. per cominciare. No, si gradisce sempre comunque. Va bene, vi ringrazio. Adesso ci oh. dobbiamo interrompere perché abbiamo qualche minuto di pubblicità da rispettare. Ma state con noi perché ritorniamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Bene, ritornati in studio. Dopo questa breve pausa pubblicitaria, ci siamo già spostati sul palco insieme a Svetlana per vedere la prima dimostrazione di oggi. Come già vi abbiamo anticipato, parliamo dei benefici che si possono trarre dal massaggio ayurvedico e in questo caso particolare sul bambino. Allora, perché Svetlana è così efficace? Questa io la chiamo terapia, disciplina naturale. Beh, perché sicuramente va al di là delle parole <ride> come prima cosa. Il massaggio è connesso con il tocco, no? Quindi quando noi tocchiamo qualcuno entriamo direttamente a contatto uh, con la persona, soprattutto con il nostro figlio. Quindi uh, non usiamo la nostra parte razionale, ma usiamo la nostra parte affettiva. Rada cioè, quanti anni ha? La, Rada eh, è figlia tua di Michele, sì. giusto? Sì, Rada ha 7 anni, va per 8. Uh, io ho cominciato a massaggiarla da quando lei era piccola. Uh, chiaro. Bisognerebbe mantenere una routine quotidiana del massaggio, però non siamo sempre capaci perché un po' il lavoro, un po' le cose da fare, anche basterebbe comunque 5 minuti al giorno per poter mh, entrare in contatto con i nostri figli e poterli mh, come dire, guidare nell'esprimere anche se stessi, non solo parlando, ma anche proprio comunicando uh, in modo diverso attraverso il tocco. Uh, c'è da dire che nella Ayurveda il massaggio è parte integrante proprio della Ayurveda e c'è un approccio per la mamma e il bambino particolari a parte che è tutta una, diciamo, una filosofia anche di vita che loro riescono a um, integrare anche nella vita quotidiana. Perché il massaggio ayurvedico fa molto bene? Perché soprattutto fa bene nei bambini? Perché rafforza il sistema immunitario. Perché il bambino è in sviluppo e in crescita, quindi noi quando tocchiamo il bambino sviluppa le endorfine, che queste endorfine vanno a beneficio. Del suo corpo e di tutti i bisogni uh, fisiologici che lui ha, uh, rafforza mh, il sistema immunitario. Il bambino diventa più forte, più sano, quindi mangia meglio, dorme meglio, è più felice perché chiaramente ha anche contatto con la propria mamma o anche il papà. Non escludiamo i papà perché è importante coinvolgere anche per il papà, Michele, e <ride> anche papà un, in questa missione: beneficio. Esatto. Allora, Però diciamo che la maggior parte dei nostri papà ha un massaggio. Lo ricevono volentieri, ma... <ride> Beh, sono anche molto meno a casa delle mamme, è e per cui c'è cioè, chiaro, la mamma è quella, è la prima persona indicata. Come si fa, ovvero quali elementi naturali si utilizzano? Voi ecco, utilizzate sempre il ghi, giusto? Sì, noi utilizziamo, dunque, più il bambino è piccolo, più chiaramente il ghi è indicato, perché proprio in India i, i bambini si massaggiano con il ghi. Il ghi um, è il nettare degli dèi, viene considerato uno degli alimenti più sattici. Dobbiamo girato se non si rovescia. Sì. Adesso è in fase proprio um, liquida. liquida. Vediamo se la riesce. Ed è quello che nutre di più e irrobustisce di più il corpo nel bambino. Per cui uh, gli indiani lo mettono anche sulla fontanella, ad esempio quando il bambino nasce la fontanella si chiude, cioè ogni bambina ha un suo tempo per chiudere la fontanella e loro regolarmente ogni giorno mettono un po' di ghi e le la massaggiano in modo tale che mh, si dice che uh, la coscienza, cioè il corpo nasce no? ma la coscienza si incarna pian piano nel corpo e stiamo parlando un po' di diciamo, anatomia esoterica e quindi questo processo, questo, questo elemento sacro Aiuta questo processo di, di, di discesa della coscienza nel corpo. Poi all'incirca verso un anno e mezzo e due, questo processo finisce e quindi um, cioè, il, il processo è completato. Tuttavia, cioè, il ghi va bene anche per il corpo, va bene anche proprio adesso. Io comincio piano piano a prendere un po' di ghi e parto dai piedini, ad esempio, la sera se noi prendiamo il nostro bambino, lo mettiamo sul letto mentre le raccontiamo una storia, cominciamo piano piano a ungere il piedino del bambino con movimenti molto dolci, avvolgenti. Non c'è bisogno di sapere una tecnica particolare perché comunque il cuore della mamma è la migliore tecnica che c'è. Andiamo a strizzare un po' le dita a tirarglieli un po', sappiamo che nella pianta del piede ci sono tutti gli organi e la mappa proprio di, del nostro corpo, noi andiamo a ungere un pochino e a massaggiare con movimenti rotatori dolci, qualche pressione, ammorbidire e strizzare. Adesso questa, questa cosa qui la si può fare solo sui piedi. Mm, oppure anche su tutto il corpo, se si vuole fare un rituale al proprio bambino dove ad esempio la pelle dei bambini si secca anche l'acqua, e i prodotti che noi utilizziamo uh, portano anche a una secchezza uh, e a una um, come dire, screpolatura della pelle. Quindi il ghi in questo caso va molto bene nei bambini piccoli. Nei bambini più grandi si può usare anche l'olio di mandorla, gli oli delicati, non c'è bisogno diciamo, di usare sempre il ghi. Che dire, cioè questa cosa qui in famiglia se diventa un rito quotidiano um, aiuta anche i ai bambini ad aprirsi, aiuta a comunicare meglio con i propri genitori, a fidarsi di loro, instaurare un rapporto aperto, sano. Così. Intanto io curio, cioè, mi piace curiosare un po', sì. ma nel caso in cui il bambino fosse eh, ammalato, avesse l'influenza, okay. sì. c'è qualche cosa che si può aggiungere, qualche rimedio naturale che si può aggiungere all'olio? C'è cioè qualche tecnica? Sì, ad esempio se noi prendiamo una punta di ghi e Quando, nel, diciamo durante le stagioni fredde o anche non fredde, lo stesso può capitare che un bambino ha raffreddore, um, come dire, soffre di tosse. Allora, se si gira la sì. telecamera così la vediamo. So, soffre di tosse o soffre mh, di bronchiti. Si può mettere un goccino di ghi qui sul petto e sopra questo ghi mettiamo un goccio di olio essenziale, olio, olio, olio essenziale spettorante o riscaldante, a seconda della problematica. Possiamo mettere un po' di timo per il bambino e massaggiare dolcemente sul petto, quando il bambino ad esempio la sera va a dormire e respira male, il ghi cosa fa? È un veicolo e uh, questo veicolo va a, um, come dire, a nutrire il nostro corpo ehm, eterico comunque diffondere tutti i suoi ehm, vapori le, eh, che, vanno, che va a inalare durante il sonno che aiutano e liberano un po' i bronchi questa è una piccola cosa e vedo anche che c'è del sesamo c'è anche del sesamo ho portato questo perché in alternativa sesamo è un olio mh, molto valido diciamo che il chilghi per dire Uh, se si fa un massaggio in stagione estiva calda, um, chiaro, si suda e quindi il bambino magari uh, ci lascia un po' di odore, un po' di profumo. Il sesamo è più neutrale e secondo me, nei bambini che sono già un po' più grandi, può essere adattato. Uh, è utilizzato per il massaggio Qui c'è anche il Concumadi taila che è vatta pita dosha. Sì. Olio ayurvedico nutriente. Sì, sì, concumadi proprio per. Uh, eh, eh, c'è un olio taila, ma è un olio ayurvedico anche per bambini che può essere utilizzato. Um, per gli stessi, c'è cioè per lo stesso per il massaggio, per le stesse cose. Al che viso, per esempio, si, cosa si fa al bambino? C'è qualche tecnica particolare? Al o? viso, possiamo fare eh, degli sfioramenti dolci, ca delle carezze, come facciamo con un bambino che è amato per trasmettere il nostro amore, la nostra presenza a lui, degli stiramenti così sulle linee del viso che sono delimitate um, diciamo delle nostre, dalla, dalla, dal nostro profilo stirando così se noi mettiamo un po di ghi qui sul terzo occhio e stirando verso l'alto verso la fontanella andiamo a ungere questa parte del cuoio capiluto per rilassare il sistema nervoso e um, come dire, conferire una sensazione di avvolgimento, si massaggiano i lobi delle orecchie. Molto importante, ad esempio, nella stagione fredda um, mettere un po' di olio nelle orecchie, mettere un po' di olio nelle cavità nasali. Uh, questo può essere benissimo il sesamo uh, adatto, no? ad esempio dopo il bagno, quando un bambino fa il bagno si prende una, um, un goccino di olio e si, mette, si spalma dentro il naso perché vata, cosiddetto l'elemento aria etere uh, che è molto presente nella nostra vita quotidiana. Uh, va come dire, a irritare questi sensi, li va a seccare, quindi quando noi mettiamo l'olio lo proteggiamo dalla secchezza e dall'irritazione e tutte le impurità si condensano, uh, diciamo in superficie, non vanno dentro. Volevo anche menzionare questo, che è olio di cocco, un semplice olio di cocco di buona qualità che eh, Utilizzo nella stagione estiva calda il cocco è molto rinfrescante, per cui eh, quando fa molto caldo a posto del ghi, noi possiamo utilizzare il cocco. Quindi, le a seconda delle proprietà degli oli eh, e a seconda della stagione, scegliamo che cosa utilizzare. E... Anche le mani si possono massaggiare? Si possono massaggiare le mani adesso. Noi non abbiamo preparato una sequenza. No, ma non fa nulla. Magari intanto che tu prosegui con il massaggio a eh, Rada sì. eh, e intanto ti riprendiamo che così è sempre bello da vedere. Mi piacerebbe sì. chiedere al professore eh, Navanish Prasad, eh, diciamo proprio gli effetti terapeutici che può avere il massaggio so nel bambino. Sì, i benefici del massaggio. Uh, ogni parte del corpo avrà benefici differenti. For example, she was, uh, the face. Per esempio, stava massaggiando il viso. When we the face, Quando noi massaggiamo il viso costantemente, il tono del migliora il tono del viso e dei muscoli del viso. Quindi con l'andare del tempo continuiamo a rimanere giovani e il tono muscolare è, è, permane. The onset of the old age is si allunga e ritarda il processo dell'invecchiamento. Anc anche eh, la manifestazione delle rughe sul viso verrà spostata in avanti nel tempo. Quindi il massaggio al viso ha tantissimo ehm, effetto eh, cosmetic. Cosmetico. Then there is the of the head. Poi andiamo a vedere invece il massaggio alla testa. Il Massaggio alla testa promuove la crescita dei capelli. Perché no. c'è irolazione di sangue, no? Perché il blood flow is improved. It improves the circulation of the blood flow. Certo yes, che exactly. si. And then, sì it also helps in the split air in the end of the ehm ah, previene la doppia punta mm. and then also the dryness of the air is reduced anche la secchezza del capello è ridotta and constant mm -hmm. massage helps you to get rid of dandruff eh, eh, il massaggio della testa è ottimo per prevenire le problematiche di forfora and then It helps you to keep the color of the e mantiene il colore del capello don't like to get gray in their, eh. nessuno ama avere l'ingrigimento dei capelli gray e possiamo vedere oggi che ci sono persone che già a 25-30 anni cominciano ad avere problemi di questo tipo quindi so Panicking. Quindi vanno in panico. So the best way of is by La maniera migliore per prevenire questo è il massaggio alla testa regolarmente. And then she was also the foot ha mostrato anche il massaggio al viso. No, All ai piedi, piedi. piedi. So the foot is very Il uh, massaggio ai piedi è molto benefico. Altamente benefico. It helps a to sleep very well. Aiuta a dormire meglio, a dormire bene, molto bene. And also in the old. Anche nel caso di persone anziane. It helps the person to keep their in a good condition. Aiuta, uh, le aiuta a, sentire, a sentirsi meglio, a sentirsi bene. And then, good massage to the foot reduces the body pain also. Il massaggio I P E di fatto bene ha la capacità di ridurre dolori presenti in diverse parti del corpo. Because according to the Ayurveda system, perché in accordo al sistema ayurvedico, it is said that there are a lot of body organs. Or the in the foot. Eh, eh, ci sono dei canali che collegano diverse parti del corpo con determinati punti del piede. Dei piedi in buone condizioni sono necessari per poter eh, effettuare dei buoni movimenti. È vero, anche poi soprattutto quando si diventano sani. Purtroppo si vedono dei piedi che hanno delle malformazioni arte so the addirittura non si possono più portare le scarpe so there are some old people that cannot put any shoes because the form of the foot so much that is there but uh, with the massage to the extent it is possible to give the benefit it can be given. E, sì appunto il massaggio ai piedi è ottimo anche per questo per prevenire queste problematiche bene allora io direi che eh, possiamo ringraziare Svetrana per quanto riguarda il massaggio intanto vedo che Rada se la sta godendo no se ha è rilassatissima è una brava bambina la ringraziamo perché si è prestata anche lei per eh, questo massaggio, eh, non so se vuoi metterla a posto e poi ci vuoi raggiungere qui nel nostro salottino, intanto ti ringrazio, e ringrazio anche il professore, io direi che possiamo concludere questo argomento per passare di nuovo all'altro aspetto della nostra trasmissione. Prima abbiamo parlato di medicina iorvedica eh, tenendo più eh, sottolineato l'aspetto quello medico no? Del, di questa... So was in Ayurveda, to the side. Adesso ritornerei eh, like all'aspetto dedicato all'alimentazione. Lei dice che se c'è buon appetito c'è una buona digestione, se c'è una buona digestione c'è una buona evacuazione e eh, quindi c'è un buon respiro e, e quindi c'è una buona salute. Did you Okay, I don't need to reply. G good appetite, good uh, digestion, digestion good digestion, good evacuation, good evacuation, good respiration. Okay. Good respiration, good health. And then, good respiration <laughs> will give you good health. Okay. See, uh, when we say and talk about uh, the aspect of uh, health, it is involving so many. Se noi andiamo a parlare della salute, la salute coinvolge tanti punti And these make the full e questi punti in sé creano un grande cerchio. Is the taste of the food. La cosa, uh, il primo importante fattore è il sap i sapori del cibo. You may say any nome di the any food like you can say it is a pasta or a macaroni or a pizza or anything like that. Ah, oh, vedo che li conosce bene, no? <laughs> 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 anche in italiano. Poi nominare il nome di diversi cibi, pasta, maccheroni, tagliatelle o tanto. anche crescione. Crescione! <laughs> crescione. <laughs> Quindi è stato anche in Romagna. <laughs> so, il an important factor. Il, Sapore è un fattore importante. If the food is tasty, you eat more. Se il sapore inteso palatale è buono, tu mangi di più. Per esempio, se tu inviti un amico a casa tua and the food for your friend, e cucini per il tuo amico. If the friend takes the food second serving or the third serving, that means to say the food is really good. Se eh, quella persona prenderà una seconda o addirittura una terza portata, vuol dire che il cibo è venuto davvero bene. But if the friend says the food is really good, but I'm really full, I don't want more. Ma se l'amico ti dirà, oh molto buono il cibo, però Grazie, guarda, sono a posto... That significa you should have a doubt whether the food is good o Allora, dovresti porsi la domanda. Era buono o, o no? Era buono da un punto di vista di gusto. O, andava o... bene, non l'ho fatto bene, l'ho fatto male, ma lei, ma abbiamo riso, abbiamo fatto una risata comune, okay. ha menzionato pasta. So pizza, talk about pasta, pizza uh, Maccheroni, Maccher cre addirittura il crescione, No, so come talk. piadina, mm. la, la piadina romagnola. Ma questi cibi fanno bene o fanno male? But this food is, uh, or no, they are all Sono tutti sani. Per me è is the aspect of the exogenous health and the endogenous health. È un di endogino. Endogenous dentro il corpo and the is is the oppure fuori dal corpo con esogeno so whatever you eat if you are able to digest, then it is good se quello che tu mangi sei in grado di digerirlo va bene and whatever you, eat, if you can't digest, it is bad. se tu invece mangi e quello che mangi non lo, non, lo, non lo digerisci non è buono però è anche vero che i nostri alimenti sono molto trattati, sono anche. Is, we can di also say that our uh, aliments uh, are treated in a chemical way. There, there is a lot ci of. Ci sono dentro tanti conservanti. Chemical conservance. Eh, coloranti. Colorant colors. additivi, Artificial colours. See, whether they are uh, having conservance or colorants. You can still help yourself by using spices to remove the bad effects of the eh, Anche in questo caso, tu puoi comunque utilizzare erbe e spezie per ridurre gli effetti intossicanti di queste sostanze. A tal proposito, io, ti, io eh, sono contentissimo di vedere la tua voglia di conoscenza. Whatever. però fagli vedere le spezie fagli parlare di spezie fagli vedere di cose che credi mi valgono okay. allora adesso ci dobbiamo interrompere per qualche minuto perché abbiamo la oh pubblicità okay. e subito dopo ci spostiamo qui perché Bene. parliamo di spezie eh, le spezie intese come medicina medicina in cucina dai um. ok, okay. Bene ritornati in studio, come vi avevo promesso, ci siamo spostati qui davanti al nostro tavolo eh, con tutti gli alimenti, di, eh, diciamo con le spezie eh, che servono appunto come medicina. Mm. Far sì che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo. Sì. È proprio questo il caso di dirlo, perché qui ci sono tutte le erbe e le spezie che vengono poi utilizzate come prevenzione. Sì. Beh, diciamo che ce ne sono una una parte. Una parte, in amor di verità, perché ci sono centinaia e centinaia di, di piante portentose, molte tra l'altro nascono spontaneamente, un minimo di conoscenza in quel senso ci permetterebbe anche di fare delle passeggiate e di portare a casa la spesa. <ride> è una gran bella cosa. Comunque, diciamo, sono molto contento di essere qui adesso, proprio perché l'alimentazione è il perno dello stile di vita Iurvedico, tant'è che... Abbiamo voluto iniziare l'anno, tra virgolette, accademico, enfatizzando molto sull'alimentazione, faremo proprio dei corsi mirati in quel senso qui a breve. E comunque, passando del tempo, ho stretto contatto con Vanish Prasad, ho avuto il piacere di constatare che in realtà è un po' come la musica, no? ci sono sette note e con le sette note possiamo sviluppare poi... Una infinità di melodie e di suoni. Similmente esistono mh, quattro eh, segmenti alimentari: i cereali, i legumi, le verdure e le spezie. Questi quattro principali gruppi possono permetterci di avere un'alimentazione estremamente variata, economica, a basso impatto ambientale perché si cucina velocemente. E che tiene in considerazione la costituzione individuale di ogni persona, delle varietà, delle varie stagioni, delle varie condizioni climatiche. Questo per me è molto importante, mh, condividere con le persone oggi, appunto utilizzare le spezie come veicoli anche curativi. C'era una immagine molto bella eh, di un negozio di frutta e verdura con un soprascritto farmacia, no? Non sono riuscito a trovartela. Però l'ho trovata davvero azzeccatissima, perché dobbiamo, a mio parere, ribaltare proprio il concetto di, di come prenderci cura di noi, no? Cioè se c'è un problema, anziché, o perlomeno non solamente andando in farmacia, andiamo anche dall'ortolano. Bene, okay. veniamo alle spezie che abbiamo qui. So, uh, can you show us the spice that we have here? So before i just talk about the spices uh, the first thing uh, what uh, i would like to talk is about the first element of the food eh, la cosa che mi piacerebbe prima di tutto parlare è il primo elemento del cibo, that is milk che è il latte nowadays uh, we hear a lot of uh, intolerance but to milk abbiamo sentito che ci sono Oggi come oggi moltissime intolleranze al latte. Ecco, noi per esempio siamo un emittente che diffonde molto eh, <laughs> diciamo un campanello d'allarme nei confronti del latte sì. vaccino. So TV now we are uh, working a lot to communicate uh, that um, information about uh, milk nowaday, you no know? that we don't suggest. STV per usare questo tipo di milk. noi non consigliamo. Sì, eh, okay. anche perché oramai anche in oncologia also because, also in the field, sembrerebbe che ci sia veramente uno stretto legame tra, tra la propagazione delle cellule tumorali e il latte vaccino and il uh, uh, milk vaccino milk I don't know, vaccino no vaccine. Io che sì, it was still in the hypothesis level I would parlare not, not like to talk more about it, uh -huh. but coming to the aspect of milk and intolerance. This is a spice which is, uh, turmeric Ma or curcuma. Andiamo a toccare l'aspetto ah, delle intolleranze. Okay. No? Questo per esempio è curcuma. So, boiling milk with curcuma inside. Se tu fai bollire latte con della curcuma or with a bit of o con un po' di zenzero in polvere quanto per esempio in un litro di latte quanto o in, in una tazza? in, in one just, cup of milk we just say 100 ml di uh, milk you can put uh, 100 ml di latte you can put it as uh, one pinch o due pinch un uno spizzico o due spizzichi E cos'è quello? Non ho capito E questo è zenzero Ah, zenzero Zenzero in polvere And then you can also put a little quantity of pepper Puoi anche prendere un po' di pepe Ma non cambia il sapore sia quello zenzero But che... the taste will be not uh, change Definitely there is going to be a change in the taste Definitivamente ci sarà una variazione nel senso Because these principles give their taste to the milk Perché ovviamente eh, andrà a cambiare sapore. these they give their taste. Their, eh, eh, ovviamente il sapore di, questi, di queste specie, interagiranno sul latte. Dobbiamo abituarci però al sapore ha, di latte e curcuma o well, latte but al pepe. We have habit to that, no? no it is only the person who has intolerance to the milk. parliamo di pepe. persone che sono intolleranti al latte. E però pensare di bere la mattina latte al, al gusto di pepe ma non oh. credere, sai? No? Eh, ti posso garantire che è estremamente interessante. I mean, uh, she, she say that uh, uh, to drink milk with this uh, taste is not uh, pleaseful. No, when you are boiling one or two grains of pepper, Quando it is not going to give you a very bad taste. Quando tu fai bollire uno o due grani di pepe, non è che dà un gusto brutto. Ah, Okay, it will be a pleasant taste. Dice che è piacevole. È piacevole e quindi cosa succede a livello, diciamo, del nostro corpo? Perché? Sì, è... it help the milk to get easily digested in the ah. person. Aiuta uh, una una digestione più facile del latte questo procedimento. Mm. The person having intolerance can try this methodology before To say I'm totally to the milk. Prima di dire che sei completamente intollerante al latte, io ti dico prova questa metodologia. Nella mia personale esperienza ti posso dire che eh, moltissime persone, grazie a questo principio, lo possono um, digerire. Quindi le persone diciamo che sono veramente intolleranti al latte hanno anche un procedimento di eh, diciamo a livello intestinale degenerativo so, quindi ferma, cioè, eh, ferma questo degeneramento? la domanda è possiamo dire che le persone che hanno difficoltà nel digerire il latte hanno in qualche modo un processo degenerativo process nel campo di digestione possiamo dire che attraverso questo sistema Process il processo so 70% il 70-80% delle persone hanno una paura psicologica di bere latte Quindi, so this type of, uh, will help them. in questo caso eh, questa preparazione li aiuterà e maybe se hanno un real serious problem this methodology may not help. anche che se il problema è particolarmente accentuato questo sistema non funzioni in the cases we definitely ask them to avoid the in questo caso se non funziona così li consigliamo definitivamente di lasciar perdere va bene poi then it comes to the aspect of uh, using these

Facilita la proced il procedimento di digestione. And then we have the turmeric curcuma. La cu la curcuma, which is again very good in helping the process of digestion. Anch'essa è estremamente interessante per i processi di digestione. And also it helps in the of the Aiuta nella liquidificazione del flemma del catarro del lo fluidifica del il catarro, and then it helps in the respiration aiuta nella respirazione e va preso come and how can be taken it can be just sprinkled on the food or on the salad and it can be consumed ok ah, sì. lo puoi cuocere insieme agli alimenti o anche mettere sull'insalata così and then earlier you were just talking that the use of so many chemicals and other things as bringing a bad taste to the food. Tu dici che l'uso di sostanze chimiche, conservanti, coloranti o quant'altro porta brutto sapore al uh, cibo. Non brutto sapore Non eh, the bad the taste, eh, but it's not healthy. esatto no, 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 Uh, can be dangerous they can improve cancer and uh, degenerative process in the body according to india in and ayurveda, all ayurveda all india, salt can improve the taste and if you don't add salt to your food you find that food tasteless il sale migliora il sapore del cibo E Voi avete il sale, io penso, il sale migliore al mondo, il sale rosa himalaiano. Quindi so avete il uh, sale migliore in tutto il mondo, il sale rosa himalaiano. Sì, non solo il sale himalaiano, ma anche altri tipi di sale. Ci sono molti tipi di sale. Come like l'aspetto del uh, sale roccio. Se vogliamo parlare di sale di roccia, non c'è solo il sale rosa, ce ne sono tanti tipi. Quale sale rosa himalaiano, però. Qualso sale rosa himalaiano, sì, salt. sì.

Okay. Lo tocchiamo dopo. And then you were talking about uh, the aspect of what, uh, the infraction, cardiac problems. And, andiamo a toccare l'argomento del cardiac problems. Dei ah, dei problemi cardiaci. See, when you're talking about the cardiac problems, quando parliamo mm -hmm. dei problemi cardiaci, we just uh, say that it is not. In i tubi devi guardare per il problema, ma nel libere devi guardare per il problema. Devi guardare nei canali, ma nel fegato. Ah, quindi i problemi cardiaci stanno nel fegato, secondo so, la because medicina ayurvedica. Perché uh, il okay. libere è il che aiuta nella produzione del colesterolo. Perché il fegato è il responsabile della produzione del colesterolo. Per noi la posizione... is going to take place only in the blood vessels. Ma I depositi si manifestano nei canali. So if you don't produce the bad cholesterol where is going to be the bad deposition? Quindi se tu non produci cattivo colesterolo, non ci sarà accumulo e deposito. So that is the reason why in Ayurveda we say you can use a lot of spices per questo che noi in Ayurveda consigliamo l'utilizzo di tante spezie. So, once you use spices, then the which is in the body is Se tu usi le spezie, automaticamente la produzione Quindi, di colesterolo viene ridotta. Qual è la miglior spezia in caso di fegato grasso, so in the case of liver fat liver? Uh, what you suggest as spice, the best one? The of, uh, curcuma, and curcuma e, e zenzero. zenzero. Quindi presi tutti i giorni. Esattamente. It can be taken every day, yes. Può essere preso tutti i giorni. sì. questo E questo adesso è il coriandolo. Coriandolo, it can be used as a tisana. Puoi usarlo nella tisana. Or a hot infusion or a cold infusion. In caldo o freddo infuso. It is a very relaxing one. Ha un effetto particolarmente rilassante. You can use it in the Lo puoi usare in the summer because of the heat. perché a causa del caldo che c'è fuori, Hai bisogno di qualcosa che ti aiuti a rilassarti. So it acts as a ha un effetto rinfrescante. Quindi va fatto bollire lasciato in infusione. Then you have to boil. Mm. You no. can put the seeds of the Nell'acqua calda, come, come, come quando fai il tè, no? Sì, sì. L'acqua è calda, lo lasci dentro cinque minuti. E poi si beve. And then drink. And then drink. Or you can put in the cold water. Oppure lo puoi mettere nell'acqua fredda. Leave it for overnight. La lasci lì tutta la, la notte. And then drink it in the morning. E poi lo bevi la mattina. Bene, ottimo consiglio. Mm -hmm. Sì, la gente pensa che le spezie siano solo piccanti o riscaldanti, invece ci sono anche spezie rinfrescanti. Quindi questo è il coriandolo. Sì, tra l'altro è in accordo alle costituzioni, quindi va vata, vata pitta, pitta caffa, e il coriandolo in questo caso va a lavorare bene su problematiche di natura pitta, perché ha un effetto rinfrescante. Okay? Che cosa abbiamo in mano? So this is the mustard seeds. Questi sono semi di mostarda o di senape. Ci sono due tipologie, bianco o nero. E' eccezionale per aiutare quelle persone che hanno problemi di piedi e mani fredde. So, Quindi like un, un uso costante di quantità tipo questa Sarà in grado di allontanare il problema delle mani e dei piedi freddi. Sì, ma come si prende? Così? Use si it? butta no, giù. No, puoi cuocerlo in qualsiasi tipo di cibo e Lo puoi cucinare come ti pare? Un mio caro amico, un meraviglioso cuoco, ah, io se tu lo cucini uredico. perde le sue proprietà oppure? Se cuoci le proprietà saranno perdute. No. No. no, definitely not. Una cosa bella tu puoi prendere e improvvisare. E viene comunque. Cioè, bene. si può mangiare anche così, come. Mm, no. Non esattamente. You like so that. That. Puoi. You can eat like that, but it is very Ma è molto amaro Ma leo. Oh, Ma perché io sono curiosa di. Amo i Ma, semi. Comunque ti no? dicevo. Usa la fantasia. Vai anche a feeling. Questo mio cuoco diceva che i suoi maestri toglievano il nome delle spezie e dicevano: andate a feeling. E veniva comunque buono. Quindi, non cioè, lasciati andare. È come quando colori, no? Apri e fai un disegno. È vero. Il mondo delle spezie è molto simile. Then this is, uh, the black sesame seeds? questo è i semi di sesamo mm -hmm. nero. Even in the sesame seeds you have two types the black one which you see here and then the white one Anche nel caso del sesamo ci sono due tipologie nero e bianco And already Svetlana was talking about the oil from the sesame Svetlana seeds Svetlana ha già parlato dell'olio di sesamo nel massaggio Io And uso it is cucinare cioè a crudo sì. olio di She use also for cooking It's good È ottimo And uh, the sesame seeds is very good because it gives a lot of uh, calcium to the body dà molto calcio al corpo mia mamma mi diceva sempre mangia le... però era il sesamo bianco Mangia yeah, barrette the, di sesamo uh, the, um, barrette di sesamo perché fanno bianco. bene al cervello it's good for brain yeah once the uh, calcium is there automatically the circulation improves nel momento in cui c'è il calcio la circolazione aumenta e migliora When the circulation improves, we say that the air is the aspect of D, Dhriti, Smruti. D means it is the concentration capacity. Migliora la d Dhriti means it is the grasping capacity. Eh, migliora la capacità di assorbimento. Smruti means it is the capacity to reproduce. Smulti significa la capacità di riprodurre, la, di, 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 di memorizzare. So, when the circulation is good, automatically the concentration capacity, the grasping capacity and the reproduction capacity improves. Quindi, se la circolazione è buona, la capacità di assorbimento, di memorizzazione Accresce. e di comunicazione cresce. Amen. Ma si mangia in quel modo quello? How you eat? Sì, this can be eaten by powdering. Lo puoi polverizzare. Ah. Or it can be put in the food and eaten. Lo puoi mettere sul cibo e mangiarlo. Or you can roast it. Lo puoi arrostire. Eh, come dire quando fai il toast, non sì, quando sì. prendi i semi e li fai tostare. Tostare. Li fai tostare. And use it with along with the other food. Like in India we the la Noi, per esempio, in India lo mischiamo la farina per fare i chapati. O lo puoi usare ne O lo puoi saltare nel riso. Ne riso. Then the next one is the cumin. E questo invece è il cumino. Questo ha un alto contenuto di ferro. Quando qualsiasi prodotto, eh, se lo vogliamo comparare è il migliore per quanto riguarda il ferro If a person is using cumin, le persone che costantemente usano cumino will have good iron level in the body, avranno un buon livello di ferro nel sangue and also can his level. e migliora il livello di emoglobina e questo contiene molta fibra And it is a very good tonic. ed è un tonico digestivo eccezionale l'uso costante di cumino Can also the stomatitis problem. risolve i problemi di stomaco, di stomaco. no, Stomati stomatite ah, afte. Le, le afte in bocca But, le stomatite ah, ok e afte. ok anche se non parla italiano <laughs> capisce bene i nostri errori eh? non sfugge oh, nulla sì, e è va preso? Acutissimo. how to take it In this this can be used along with the fennel seeds, Lo prendere insieme ai semi di finocchio. and the dosage will be one teaspoon, Un, uh, cucchiaino. because you need a large quantity. Perché bisogna di tanta quantità. Ma bisogna mangiarlo crudo sempre o it cucinato? It can be eaten cru, uh, raw or it can be eaten along with the other food by cooking it. Ah, o no. lo puoi prenderlo da solo, crudo, oppure puoi fare... Cucinato. Mischiarlo, no? Mi Any of the spices... Ognuna di queste spezie... Can be added to the food in the beginning of cooking? Può essere aggiunto al cibo all'inizio del preparazione Or the of o durante il processo di, di cottura Or in the end the o alla fine o of the cooking you can use it the as entire one. puoi usarli tutti no allora, ah, puoi allora usare prenderlo intero o oh, it can be used lo as the puoi polverizzare, polverizzare. So in which way you are able to accept it You can use it in that way. lo puoi usare come, come vuoi ecco, velocemente possiamo vedere perché davvero corrono i minuti mi piacerebbe davvero capire quello là cos'è? è il ah. This is un dado è un nostro dado? Mm, non no. esattamente si chiama il nome, il nome latino è asafetida come latino? As the name says, già dal nome that. lo deduci asafetida it has a bad odor. ha un odore Mm, non bello. Sentiamo? Ma come no, si dadi alla fine, no? Mm, sì, no, a me non dispiace, però no, uno è un odore forte. è She like it. Buono. Oh, yeah. <laughs> this is very good to reduce the flatulence. È ottimo per la flatulenza, per ridurre i problemi di flatulenza. So, whenever there is a lot of uh, air in the stomach or in the intestine. c'è aria nello stomaco e nell'intestino. That is the best uh, spice, you'll e, top. E come va preso perché immagino che La mordi, no? <laughs> aiuto. <laughs> no, aiuto. Ma perché forse non conto, ma magari No. no. This is uh, actually fried in ghee a little bit. Va uh, fritto un po' nel ghee and then it is easily powdered. E poi lo. Okay. If you don't fry facilmente. it If you tu, can't fry uh, powder se, it easily. Se tu non lo friggi prima nel ghee è molto difficile, non ce la fai. A mandarlo giù. No, ma tutto a, 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 ah, a polverizzare. Ma tutto va mangiato. But you have to, to eat no, all it is only a pinch. Un no, altro ah, pugno okay. spezie. One pinch it is put in the food when you are preparing the curry. Quando tu fai il curry, che vuol dire appunto miscela di spezie, ne prendi un pinch e butti dentro. Then you have the ajwain, li questo ah, è cioè il fennel. timo, hmm? timo. Sì, il timo indiano praticamente, appartiene alla stessa famiglia del timo, ma è il timo indiano. Then you have the e questo è il finocchio. E poi c'è l'aspetto di Pinocchio, che l'abbiamo già visto, non so se ti ricordi. Sì, certo che mi ricordo. Questo è anche molto, anch è molto amaro e questo è giusto per aiutare. A person to keep his um, body um, levels in a very good condition. Il livello del sangue, blood level. Blood levels. Uh, mantiene i livelli del sangue in ottime condizioni. So, poi vedi, qui ci sono vari tipi Beh, sì, di legumi. Sì, legumi. Abbiamo un solo tipo di cereali, ma vorrei. Che andiamo illuminasse un po' sui cereali e sui legumi. So when it, uh, comes to the of cereals, andiamo a vedere un attimino l'aspetto dei cereali. We Quando noi di cereali, in occidente, parliamo sostanzialmente di grano e frumento. Frumento, grano o frumento? Frumento, o grano è lo stesso. Sì. Oh, and the rice e riso. Ah, cioè perché io sto pensando, gente, pensando al mais. La okay. gente pensa che cereali voglia dire o grano o riso. But there are so many different types of cereali. There are so many different cereali. You have the barley. Abbiamo l'orzo. You have uh, the amaranto. L'amaranto, ok. Che manca lui? La segale. Then you have the. Aspect of milio. Il, Il miglio. And then you have quinoa. L'aquinoa, poi c'è il you faro, have the avena. il camut, l'avena, l'avena. Ci sono tanti tipi in India, in Europa. Avete più di 12 o 13 tipologie diverse di cereali. So you keep the every day, se voi cambiate ogni giorno il tipo di cereale, Then your intestines will do a good work. Eh, stimolate l'intestino a fare un buon lavoro. Ecco, io le faccio una domanda, poi non so, lei mi dirà eh, se eh, anche per lei è vero oppure no. Eh, I nostri cereali I sono cereali, ricchi di glutine, quando in realtà non lo erano, avevano But una bassa percentuale. Uh, was not so of gluten. Questa proteina è stata messa dalle aziende alimentari per impastare la pasta, this was added in the flour to make pasta. E questa proteina sembrerebbe far male alle look that, this that is not good. a lei risulta What you think, uh, it, del glutine. You oppure about gluten? Say the gluten allergy is not only seen today. Non c'è solo da oggi il problema della eh, allergia al glutine. It is right from the time gluten existed in the wheat and the e type of da, da other cereals. The gluten exists in. Eh, grano e in altri cereali forse c'erano meno persone che soffrivano di questo But nowadays, more and more are e oggi invece this aumenta il numero di queste Anche in persone India. In, India, yes, also in India e quindi lei come ed è per questo che la natura ti ha dato così tanti tipi di cereali quindi se non can't Be tolerant towards one. Se non sei tollerante a uno, you can find the solution in the other. puoi vero. trovare la soluzione negli È vero, è semplicissimo, è vero. Basta so, so, mangiare tipizia. magari i pali senza privi di glutine con sì. un basso contenuto con un basso, di... Yeah. È vero, sì. la soluzione è semplicissima, la natura poi sì. ci offre sempre è vero. questa sì. meravigliosa opportunità, non bisogna inventarsi nulla. Sì, semplicemente vivere la terra, vivere la natura, no? Però è anche vero che il riso penso faccia da, da re nei vostri piatti, o mi sbaglio? So the, in India, il riso is, is, is it? è il re, non è? Non è solo l'aspetto del re, quando parliamo di, food, di cibo in generale, We always say Annam Brahma. noi diciamo sempre Annam Brahman. Anna means it is the food and Brahma is the God. Anna vuol dire cibo, Brahma is Dio. And mainly it is the rice. And the rice principalmente Annam Brahma. Sì. So when we talk about the food, noi di cibo, the food what we eat il cibo che noi mangiamo, may not be living in the living condition. Non può vivere in because this is coming from a plant which was living, but now it is not in the living condition. Ah, non è in condizione vivente. But when I consume or you consume, Ma quando io lo consumo o tu lo consumi, it helps me to live. It helps aiuta me to survive. A vivere. Mi aiuta a sopravvivere. So before you eat the food, it is always important to. Your to the food. Quindi prima di mangiare il cibo è importante salutarlo, rispettarlo, portargli omaggio. It helps you to it Perché helps lui you to ti sta aiutando a sopravvivere. So, the of each its own food. Quindi in ogni paese ci sono tipologie di cibo. So, in, India it is rice. in India abbiamo il riso in Italy it is wheat. In Italy pre, prevale il frumento. Ok, so in questo way il cibo food or the food to which we are abituated is important. Dobbiamo tenere in considerazione: è importante il cibo predominante nella nostra cultura. È vero. Mm. Ma mi sono dimenticata di fare una domanda prima. Quello è quella sostanza la. Esatto, si trova da noi nei negozi, Io diciamo penso, quelli dei eh, eh, Sì, lo puoi trovare, ma non, eh, è difficile trovarlo. Ah, in quindi stato è solo un rimedio puro. che lì. No, no, si può trovare, no? Mm, C'è da fare una ricerca. E che cosa dobbiamo chiedere? Asa fetida. Asa fetida, facciamo. Asa fetida, prendi da punti per perché... Sì, è una, è una spezia. Poco conosciuta, ma eh, fantastica sì. per l'aerofagia. Ultimo, perché dobbiamo lasciarci okay. per qualche minuto perché abbiamo la pubblicità. Anzi, gli ultimi due sono... Ah, quello eccezionale. Questo è? That is bitter ground. Zucchina sì. un po'... Questa l'ho presa nel comprare le cose, perché c'è un detto iurvedico che dice bitter is better, amaro è meglio. L'importanza dell'amaro. E questa è una verdura molto amara. Ma da mangiare come? Sì, puoi farne un succo and, uh, 50 ml to 100 ml. e ne puoi consumare da 50 a 100 ml, C'è cioè, tipo come un estratto, una centrifuga? Sì, come una centrifuga ed è fantastico per il fegato. E come si chiama? <laughs> no. Bitter ground. Like eh. amaro, ah, le zucchine amaro. Ah, le zucchine amaro. Ma infatti è, messa, è possibile che io le veda negli orti dei miei indiani che abitano sì. in azienda? Sì, certo, loro ne usano ah. tantissimo. E non sapevo che cosa... Quelli sono Perché le comunque... It can be cooked and eaten time. They make a chutney, no? Mm. They make a chutney. Oh. Cioè possono crescere anche da noi, quindi? Sì, sì. Ah, Fanno ecco. anche dei chutney o dei pickle da mangiare in piccole quantità nel cibo perché i sei sapori... E questo? Questo no. è un altro tipo di chakra, ah. sicuramente più paratamente intrigante, ma questo invece eh, viene usato perché l'amaro aiuta appunto il fegato e, ed è importante in Ayurveda mangiare Bene. diversi tipi di sapori. Visto che io a mio marito gli faccio sempre la centrifuga maltutina, solo ah, domani, lo <ride> so pronto morò, Danzel, to Husband. <laughs> <laughs> Vedremo se sopravvivo. <laughs> e l'ultimo è questo che And è. Then, what about this is questo è jaggery. Questo sì. uh, Prima che lo zucchero diventasse così predominante. Uh, C'era l'utilizzo della canna da zucchero. So, this is a, a sweet. ...questo è dolce... ...prima che si arrivasse lo zucchero si usava il jaggery... ...ma eh, è zucchero di canna, non ho capito, è la exactly. canna? ...è zucchero... Quindi, ...lo stato primordiale... Quindi ...di zucchero di canna... Proprio. ...che viene fatto dalla barbabietola... Da no, no? ...dalla canna da zucchero... E quindi questo è il colore che dovrebbe avere lo zucchero. So, this is the color that sugar should be. Should exactly. Add. Esattamente. E come si prende? Like lo si how, macina? How you take it? You can just... Uh, lo si grattugia? And then you can... In, uh, io sono golosissima di dolci. Cento lire. Eh? <ride> 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 yeah, siamo ancora alle lire. Mm, buono. Mm, sì, sì. Tra l'altro se, se lo fai cuocere, Buonissimo. si liquefa e rimane liquido. Quindi può essere utilizzato al posto sì. dello zucchero. Gandhi diceva che non dà carie. Ah, oh. ma è quindi che cioè rispetto allo zucchero che effetti So, di... compared to sugar. Hmm. How, what, what can say uh, to Jaguar? compared to sugar? Sì, Questo è davvero naturale. It is not non è assolutamente trattato chimicamente. So, it is very È molto sano. Ma dove lo si trova? Dove lo si trova? Where you find <laughs> cioè, andare in India oh, per trovare Ci sono you, drogherie. You ah, le troviamo da noi in sì, Italia. Sì, 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 sì. Ah. andate nelle drogherie asiatiche. E dobbiamo chiedere del... Jaggery. Jaggery. No, perché sono tutti enormi, Bec non, non semplici, eh, per mm. chi non è del mondo idrografico. Sì. E comunque. quindi lo si può utilizzare magari mettendolo come un cucchiaino. Sì. Come to use? You cut the e put, in put it in... The... Oh beverage, any beverage like coffee or. O come preparazione per dolci o Yeah, you can also use for free yeah. And then uh, there is a similar preparation which is called as panella. C'è eh, in mercato un prodotto simile che si chiama panella. Yeah. Che è liquido? Che no, eh, no è anche so... In polvere. In polvere, no. no? è sempre abbastanza compatto. Oh. Infatti per poterlo poi utilizzare confortevolmente ti conviene cuocerlo, prendere la forma liquida e rimane in oh. forma liquida. Sì, dai, venite e vieni nei corsi. Bello, davvero interessante. È talmente buono che sembra le mou, no? Le sì, caramelle un po' mou. si avvicina. È vero. è vero. Allora, adesso ci dobbiamo lasciare perché abbiamo oh. qualche minuto. Sono... Un po' spettinata della pausa pubblicitaria, ma state con noi perché ritorniamo subito dopo. Oh. Parte di trasmissione ci siamo spostati sul palco ed ora parliamo di cosmesi ayurvedica. E Michele, che cosa vedremo in particolare? Un trattamento sul viso? Se non ricordo male. Sì, faremo un ubatan, sì, esatto. che vuol dire pelle di seta, trattamento che era utilizzato nelle, eh, nelle corti per le rani, le principesse, o nel caso di un matrimonio in arrivo, 15 giorni prima. Le persone facevano questo trattamento per tirare fuori al massimo la loro avvenenza, la loro bellezza, esatto. Ma anche perché, comunque, uscendo da questo aspetto così un po' magico, possiamo vederlo come si sì. avvia. Allora, inizialmente comincio con un massaggio al viso con poco olio. Sì. Questo aiuta a rilassare la muscolatura del viso, a ridratare, ma soprattutto ad aprire i pori in modo di preparare il viso al. Alla... ovviamente quello che noi vedremo adesso è una veloce dimostrazione sì. perché Purtroppo in realtà il trattamento il... dura un'ora, un'ora sì. e mezza sì. ed è molto più lungo va e va associato complesso. di solito anche al massaggio così si ha più benefici in generale sì. l'olio allora. usato è il Brami Brahma è il nome che si dà a Dio questa foglia è estremamente benefica come tonico nervino quindi per il cervello, per il capo, un massaggio, è un olio estremamente benefico. La prima cosa che appunto si fa è un primo massaggio al viso per depurare un po'. Sì, si va a pulire la, la pelle, pelle, pelle si poi va a rilassare la muscolatura. Un lavoro sulla pelle, sulla depurazione della mm. pelle. Si rilassa la persona perché è fondamentale anche quello, poi il massaggio al viso è particolarmente gradevole. I prodotti utilizzati anche nell'estetica sono spesso e volentieri alimentari proprio perché la pelle è un secondo intestino quindi in questa trasmissione abbiamo voluto parlare di alimentazione ma toccare anche l'argomento del nutrire la pelle no? spesso e volentieri noi non diamo la dovuta importanza alla pelle consideriamo che sia una parte secondaria invece è un secondo intestino okay. e in Ayurveda tutto quello che è va messo sulla pelle deve essere Ops. commestibile sì. se non è Come digeribile anche non lo fuori. devi usare questo è un po allora. uno dei concetti di base poi vado a utilizzare la polvere che abbiamo qua di un'azienda sì. a Brescia che è ottima per la qualità che e che per i prodotti erbe, contiene erbe farina di ceci si sì, ci Tra sono varie erbe specifiche in questo caso per il viso io poi lo unisco con l'acqua di rose ha creato una pappetta sì. né troppo liquida né troppo densa, giusto. A seconda della costituzione della pelle cambiano gli ingredienti, anche sì. eh, l'acqua di rose può essere sostituita con... Latte o yogurt, esatto. a seconda della. Come anche per le spezie, a seconda del tipo di. Esatto. della tipologia di pelle che troviamo, della costituzione, come diceva adesso Michele, se vogliamo andare a depurare, se vogliamo nutrire, se vogliamo disinfiammare anche una pelle, o si utilizza esatto. il sandalo ad esempio, o il nì, che è ottimo per problematiche di eh, acne, per disinfettare. Vabbè, adesso non abbiamo Sì, anche pacchetta. il NIM è un, è un mondo. Sì, è un il NIM si eccezionale un sacco di, di. Che toccheremo magari in un altro. Sì, contesto. ci vuole una puntata solo per il NIM. <ride> sì. È eccezionale anche sì, per gli animali, è eccezionale per l'agricoltura. È una pianta davvero magnifica. Infatti e per la pelle è stupenda. Lo sto usando per i miei gatti il NIM in questo momento. Cioè? Per le pulci, contro le pulci, contro oh. i parassiti, per disinfettare. Poi loro quando si leccano anche, ehm, lo assumono anche a livello interno e disinfetta anche sì. il loro intestino. Infatti per i vermi si fanno le palline, sì. lo metti nel cibo e loro lo mandano, oppure gli metti uno in bocca, perché è un antiparassitario eccezionale. Ah sì. sì? Sì, sì, sì. Quindi si fanno un sacco di cose. E si può prendere men. anche la siringhina e spuzzagliela in bocca? Sì, volendo mm. sì. No, Beh, eh, è più piacevole per più loro le case. No, no, ma dico se cioè, bisogna fargli tipo come antivermifugo naturale. Sì. Sarebbe sì. una buona prassi anche preventiva. Sì, sì, sì. Ma forse è meglio ancora con le palline, credo, no? Sì. Come fai a fare una pallina? Beh, una sono una quantità di foglie schiacciate, messe in capsule, quindi ah. va giù. e... Ecco, adesso questo tipo di trattamento va tenuto in posa almeno 20 minuti, poi sciacquato con mm, acqua tiepida. E poi insieme al trattamento utilizziamo questo olio qui che prima avevi in mano. Che e posso maglio. dire: adesso non abbiamo i tempi per poterlo vedere, ma la pelle cambia già solo con un trattamento. È a base di zafferano. Sì, e che va fatto almeno due volte alla settimana all'inizio, ma è poi mantenuto come. Un trattamento di bellezza che uno si può anche fare a casa, prendendosi prodotti. Quindi se a lungo lo si può andare. fare anche sulle gambe. No, questo è solo per il viso. Solo per il viso. Poi ci sono altri trattamenti per il colpo, esfolianti o anche del fanghi, che sempre associati a delle erbe e che vanno ad agire in maniera diversa, sempre per la depurazione, e per la pulizia della pelle, questo è fondamentale. In questo modo togliamo anche le tossine, è un modo per, insieme poi al bagno di vapore. Bene. E cioè, va. Non te lo ricordi Michela che era la prima trasmissione che abbiamo fatto... Ok venne. adesso lasciamo... No, questo. non me lo ricordo, però il viso me lo ricordo ma non mi ricordavo okay. fosse la prima trasmissione, è Tu a più memoria, sì. memoria della mia. Sto facendo un bellissimo percorso sulla beauty. Sì, sì, ecco, sì. poi tra le altre cose, se non sbaglio proprio Brescia, tenete... Sì, praticamente... Vogliamo no? eh, parlare di questo, delle, delle, del finale, ci spostiamo magari la nostra salottina intanto intanto io che, sì, no. perfetto poi ci, ti chiediamo okay, se ci sì, certo. di raggiungi di nuovo nel nostro salottino ti sì, prepari certo. <ride> e ci raggiungi purtroppo non so se riuscirà anche sì, Svetlana a imposa. venire con noi ma magari è veloce e ci riesce per fare i saluti finali allora come già vi abbiamo detto eh, sono tantissime le attività che si possono fare con la medicina ayurvedica anche questo qui stiamo parlando di cosmesi, però si possono applicare anche degli oli o delle piante. Non parliamo di cosmetica no? Ma possiamo vedere il campo di cosmetic connesso alla medicina, ai preventivi, ai preventivi, ai preventivi, ai preventivi, ai preventivi. Ok? Puoi dire qualcosa? Sì, l'aspetto della cosmetica ha una grande importanza. the reason is everyone wants to look beautiful. Il motivo è che ognuno vuole essere bellissimo. when it comes to beautiful, it is always the ladies who want to look beautiful. and when it uh, comes to men, they want to look handsome. they want to look handsome. that is what is the english term. we say handsome. Eh, non no, ho capito you, neanche io il significato di can questo. you tell me another example young and um, oh, Ok, energetic. nel caso dell'uomo invece lui vuole manifestarsi, apparire giovane, più giovane di quello che è Though, as uh, we are working everyday siccome noi tutti i giorni lavoriamo there will be a lot of dust which gets accumulated in the Sweat pores of the skin. C'è molta polvere che si accumula nella pelle. And it does not help in the proper sweating. E, e ostacola una l'appropriata sudorazione. When there is no proper sweating, the skin will not be lubricated naturally. Se non c'è una sudorazione appropriata, non ci sarà una lubrificazione appropriata. So it is need some sort of. Uh, Treatment. Quindi è necessario fare particolari tipi di trattamento. Or a nutrient. Nutrienti. So, this nutrient or the nutrification what is given is called as the nutraceuticals or the cosmetology. E questo aspetto di nutrimento della pelle è l'argomento che tratta la cosmetica. So, what you saw with uh, Michela doing it was. Uh, giving the massage to the face quello che abbiamo visto um, poco fa da Michela era un massaggio al viso you will massage the aspect of whatever as the dust accumulated will be removed e, e l'accumulo della polvere delle tossine è stato rimosso and uh, with the application of the mascara e con l'applicazione della maschera there will be the generation Of a in the skin. avviene un processo di rigenerazione e Hot. di the, calore in the skin. nella pelle so when the aspect of the heat is generated automatically sweat pores open. quindi quando il calore viene generato eh, i pori si aprono so it helps to treat Both the oily skin and also the dry skin. e questo aiuta a trattare problematiche di pelle grassa e secca. E anche the combination skin. O anche in caso di pelle combinate. E normalmente, un uh, buon uh, estetista works più sulla zona T-zone della Un buon estetista T-zone lavora sulla zona T. Alla T. Quindi so, uh, questo lavoro è molto importante perché la fronte è one che diventa più oily. Eh, questo lavoro sulla parte T è molto importante perché la fronte... sulla so, parte T eh, ci comprende anche il naso. Sì, no? Sì, comprende yeah. anche il naso, no? La T. E perché il naso? Perché... Eh, cioè io okay, sapevo questo. intanto dico lui. Eh, perché la fronte è la parte che suda di più ah. quindi and, è molto importante questa cosa anche il naso è predisposto alla sudorazione per questo che parliamo di zona T and then the of the is very much e anche il movimento delle dita è molto importante perché Thin, tu stai dando massaggi a dei muscoli che sono molto sottili and also molto e delicati so here, Quindi qui della mano dovrebbe essere delle, dei polpastrelli delle dita so that it will rimuovere la maggior parte dei wrinkles which in e quindi ti aiuterà a rimuovere la maggior parte delle rughe presenti sul viso. And give back the to the skin. E darà indietro elasticità alla pelle. E quindi si apparirà più giovani. And then you will look younger. <ride> Va bene, allora adesso abbiamo un pochino terminato il nostro tempo sì. a disposizione. Volevo concludere con una curiosità prima di dare tutti gli appuntamenti e le iniziative che fate. È proprio una notizia di questi giorni, si sa. So now eh, che gli indiani sono una delle de, de popola cioè de, de popolazioni più longeve al mondo. the Indian people are one of the more longeve lo, people in the world. E addirittura, proprio in questi giorni, in sembrerebbe place, che in India viva un uomo di 179 anni. There is a man of, uh, in India of 179 anni. Sì. Yeah, years, yes. E i documenti sembrano dargli ragione cioè, Come mai avete questa capacità di vivere così a lungo? Come è possibile che vivi così a lungo? Sì, quando prendi la capacità di un individuo Se tu vai a vedere la capacità respiratoria di un individuo normale È 22 24 per minuto è dai 22 ai 24 respiri per minuto. Or it can be even 18 to 22 per o si può anche fare 18-22. Tramite una pratica di buon cibo e buono yoga. You can go in for a deep breath. Puoi arrivare a dei respiri profondi. Quindi se vai a fare un profondo You don't respire 18 times in a minute. You may even come down to 5 to 6 respiration per minute. Puoi anche arrivare a se respiri al minuto. So the less you respire uh, the less of the respiratory respiratory rate, the better for your longevity. So, quindi, Più profondi sono i tuoi respiri, più lenti sono, meglio è per la tua longevità. Addirittura, questo uomo dice che l'ultima volta che è stato visitato da un medico risale nel 1971, addirittura 43 anni fa. E se non ricordo male, N non è un yogi o una And persona. No, è notte Colta. È un semplice calzolaio. È un semplice shoes uh, uh, repairing. Maybe not a uh, yogi, but he's practicing yoga without his knowledge. Probabilmente non è uno Yogi, ma pratica yoga senza saperlo. Bene, quindi abbiamo capito che il segreto sta nel respiro. Essie, eh, sì. so looks that the secret is in the breathing. Yeah, it is a very important factor. If you have less breathing rate, you have more living rate. Say to I less respiratory rate, you have more okay, più, longevity. Più piano respiri, più a lungo vivi. Allora respireremo da oggi tutto, tutti molto molto Esatto. <laughs> <È vero. laughs> Va bene, grazie. Allora, vediamo se riesci a raggiungerci anche Svetlana, abbiamo veramente gli ultimi sì, minuti di disposizione per concludere questa trasmissione. Allora, Michele, solitamente noi concludevamo le nostre trasmissioni dicendo che tu solitamente vai in India, organizzi gruppi in India. Sì. Invece questa volta questi, diciamo, questi gruppi di formazione sì vengono fatti qua in Italia, infatti siete partiti con dei nuovi corsi di sì. formazione proprio di medicina ayurvedica in collaborazione col professor Nish Prasad e quindi ce ne puoi parlare? Beh diciamo che il 4 e il 5 ottobre partiamo con questo anno accademico, tra l'altro siamo molto contenti perché ha dei riconoscimenti, quindi chi li seguirà Potrà anche svolgere un'attività a norma di legge, tutelato e competente. E abbiamo deciso di iniziare il 4 e 5 ottobre approfittando della presenza di Prasad qui con noi, eh, su un corso in cui entreremo nel vivo del, della Yurveda, quindi i principi di base della Yurveda, l'argomento dello stile di vita e poi entreremo nel, nel vivo dell'alimentazione yurvedica. Eh, questo proprio perché la, il cibo, come abbiamo visto, è uno degli aspetti più importanti e tra l'altro molte erbe, molte spezie vengono utilizzate anche nei trattamenti ayurvedici sul corpo. Ecco, Prasad poi tornerà in Italia ogni tre mesi? In media viene una volta ogni tre mesi. Sì. E durante il suo periodo si ferma è... per... Qualche settimana, qualche giorno? Lui così. sì, non sta solo con me, gira in diversi ambiti, da diversi centri, da diverse scuole e quindi è qui con noi una settimana, dieci giorni. Nel quale comunque fa anche dei counseling. Sì, si occupa di counseling nutrizionale, e dà consigli sull'alimentazione, sullo stile di vita, proprio per scoprire il sapore della salute, a dire. Diciamo. Ecco, poi so che anche il 18-19 di ottobre a Vernasca ci sarà un facciamo una... un approfondimento pratico dove insegniamo alle persone a usare e a cucinare in maniera veloce, semplice e poco dispendiosa utilizzando le erbe, utilizzando le spezie, anche mediterranee, utilizzando vari tipi di cereali e di legumi. Questo anche perché ogni volta che andiamo a vedere le problematiche di una persona, ci rendiamo conto che l'alimentazione è uno degli aspetti più importanti e lavorando su questi quattro principi: cereali, legumi, erbe e mh, verdure. Riusciamo a dargli un buon uh, equilibrio. Quindi, siccome purtroppo i cereali e le verdure e, e, mh, e sono pochi usati, e i legumi, in questo corso insegniamo alle persone a usarli. Ripeto, spendendo poco, senza penalizzare il palato e sviluppando salute. Bene, allora dobbiamo veramente concludere. So che voi comunque, Michela, possiamo, ti possiamo trovare in diversi centri, eh, sì. giri un po' in tutta Italia, però in particolar modo ti troviamo a Brescia, a Milano, a Piacenza, Fidenza. Eh, a Fidenza e Piacenza a Bergamo. A Piacenza ci stiamo pensando, sì. sì? Quindi se eh, ti grazie alle collaborazioni contattare. di Michela su Brescia, di Svetlana su Fidenza riusciamo a essere presenti su più parti. E quindi nata sì. una nuova associazione che è Oli Planet? Oli, sì, Oli perché vuol dire da una parte olistico, dall'altra parte sacro. Quindi è un invito a un pianeta sempre più olistico nel rispetto della sacralità delle cose. Comunque tutte le informazioni vi ricordo che le potete trovare sul sito nandaveda.org sì. al cellulare 342 320 e come vi ho già detto le sedi operative sono poi quelle di Milano, Bergamo, Brescia e Fidenza. Grazie infinite cara. Vi ringrazio, in India tornerai? Se tutto va bene a novembre, non so se vedi lì c'è un viaggio sì. che stiamo organizzando dall'altra parte. Ecco. Stiamo organizzando dei percorsi benessere dove potremo anche incontrare il professor Navanish per dei percorsi eventualmente di cura. Eh, il primo viaggio è ipotizzato per novembre, il secondo è dopo le feste natalizie, verso gennaio. Bene, io vi ringrazio per essere stati qui con noi in studio. Eh, io le chiederei. Una cortesia, professore Prasad. So Ask you uh, Se può concludere una, la nostra trasmissione con una riflessione, una frase, un, un mantra? Un non so. Se okay. you can, the last thing you want to say, a mantra, a thought, a sentence, whatever, what you feel to say? The good food habits. Una buona abitudine alimentare aiuterà le persone ad avere buona salute. Cercate di mantenere il cibo a un buon livello. Bene, quindi è una riflessione questa, che un sì. consiglio che dobbiamo assolutamente seguire. Più che un consiglio, io direi un principio di vita. Che noi cerchiamo di diffondere ogni sì. santo giorno con le nostre trasmissioni di informazioni, con i nostri sì. dei giornali. Insomma, stiamo Fazzite facendo una, una grandissima battaglia, io credo, e, sì. e credo che piano piano ci stiamo riuscendo a... Guarda, posso dire che sei l'unica televisione che vedo. No, ma ti fa piacere! Eh? Ma tanti di questo settore dicono che da quando scoprono telecolor eh, si fidelizzano. Sì, Forse eh. perché siamo più o meno tutti sulla stessa strada. Perché Cerchiamo. siete dalla parte della soluzione. Eh, speriamo di essere dalla soluzione quella buona. Io ringrazio ancora Michela, ringrazio Grazie il voi. professor Prasad, ringrazio Svetlana, che è sempre stata gentilissima. E ci ha portato finalmente la sua meravigliosa bambina, Adi, sì, e per Michele a che come sempre sei davvero speciale. Ciao, grazie cara. A voi che ci seguite un buon proseguimento di serata e vi ricordo che il Laboratorio Salute ritorna di nuovo la prossima settimana. Arrivederci e buona serata.